Il Chieti fa il suo, ma non basta. La vittoria sull'Aquila non è sufficiente a festeggiare la promozione in Serie D ed il verdetto eventuale è rimandato a fra 7 giorni. L'Aquila gioca un buon primo tempo, ma lo chiude in svantaggio e nella ripresa non riesce a rimontare. Ora, per giocare i playoff, dovrà affidarsi alle sorti altrui. La partita è delicata e chi è in bilico non vuole mancare. In extremis recuperano Franchi, Galluzzo ed Aureli. Ianni torna dopo la squalifica. L'Aquila parte subito bene, dopo 2 minuti e mezzo sfiora la marcatura. Punizione di Facciotto, Ianni sotto porta schiaccia indisturbato. La risposta di istinto di Franchi è provvidenziale. L'Aquila si fa apprezzare in mezzo al campo per il suo gioco molto fraseggiato. Il Chieti, come sua abitudine, va dal sodo e al 12° va in vantaggio con un'azione costruita dai 2 migliori neroverdi. Cross di Parma, Contini non arriva e Vittorio Odoardi si coordina in maniera perfetta e conclude con un gran diagonale sotto l'incrocio. Gol bellissimo, il secondo consecutivo per Odoardi. Bovino è il migliore tra i rossoblù e non vuole essere da meno. Il suo destro è neutralizzato dal gran colpo di Reni di Franchi. Al 29° Rasera non blocca il cross di Parma, ma viene salvato da una carica. Il portiere però la fa grossa al 33° quando Parma gli scippa il pallone e deposita la palla in rete, lasciando di stucco tutto l'Angelini, che esulta solo dopo aver visto Ditano di Bari indicare la metà campo. L'Aquila non merita il doppio svantaggio e si rimette in carreggiata dopo 3 minuti con la magia di Bovino. I rossoblù mantengono l'iniziativa con costanza, ma pungono poco. Nella ripresa si capisce subito che il Chieti vuole chiudere di rimessa la contesa. Parma brucia ganci, ma trova l'opposizione di Radera. L'azione prosegue e Odoardi spara sopra la traversa. Torti gioca la carta Morelli per Adorante, ma la mossa fa perdere all'Aquila il controllo del centrocampo e Morelli si vede poco. Ora è il Chieti a comandare le operazioni e ad andare vicino al gol con Sarracino al 12°. L'Aquila relegata peraltro in 10 uomini per l'espulsione di Ciurlia, doppio giallo. Scheggia Odoardi ancora vicino al tris di Cesare, salva nei pressi della linea dopo che il tiro era stato smorzato da Radera. Qualche dubbio resta. L'unico brivido per i neroverdi, il tiraccio di Facciotto al 90°. Finisce 2-1 e la capolista si presenterà con una dote importante, un più 3 all'ultima giornata. Basterà un punticino per raggiungere la Serie D. Dico che abbiamo fatto una buona prova, però ecco, mancano ancora 90 minuti, quindi sapevamo fin dall'inizio che questo campionato si decideva l'ultima giornata e infatti si sta decidendo l'ultima giornata. Si deciderà in una partita che però dal punto di vista personale diciamo che è speciale, particolare. Ah sì, io ho dei grossi ricordi l'anno scorso a Notaresco, dei bei ricordi, perché facemmo una gran scalata e una grande vittoria dei playoff. Però è chiaro, io in questo momento sono allenatore del Chieti, sono onorato di essere allenatore del Chieti e penso al Chieti. Ma io penso che a questo punto fare conti non ha senso, a questo punto è nella partita dell'anno, quindi è una finale, come dire una finale di Champions League, no? Chi vince vince, chi perde magari è fuori. Torti, un buonissimo primo tempo, lì forse vi siete giocati la partita sostanzialmente. Sì, effettivamente hai ragione, abbiamo fatto molto molto bene il primo tempo, abbiamo preso 2 gol assurdi, in particolar modo il secondo, per regolamento credo che sia doveva essere annullato, però l'arbitro ha deciso così. Però no. Perché doveva essere annullato? Perché la palla ce l'aveva ancora in mano e finché non la lascia e fallo sul portiere, il regolamento dice questo, ma a prescindere da questo, insomma, non è che poi il secondo tempo, quando c'è stata l'espulsione, chiede una squadra che sa addormentare la partita e ha portato in porto il risultato. Però noi abbiamo fatto un ottimo primo tempo, non credo che ci sia un divario di 15 punti da noi al Chieti, purtroppo